Signore e signori, benvenuti al recitativo musicale di Altro Canto, mostruosamente a luce fredda di Alvise Vittente e Marco Brosolo. Si prega gentilmente di abbassare il volume della voce al fine di una buona fruibilità dell'evento. Auguro buon ascolto. Se fossi normale, aiuterei il vento a scrivere poesie sui tuoi capelli, scalzo nell'acqua di Andreis. In cerca della sorgente e alla sera, ubriachi di luna, senza mai stancarsi di gridare il nostro amore. Poi sugli alberi, in cerca di nidi, sulle labbra un verme, se fossi normale suonerei tutte le campane. E poi per i prati a diventare fiori. Api e miele, fiori. Api e miele. Sì, sono io, inventato da voi, ma poi di mano mi sono sfuggito. Ed è il mostro, sono impadronito. E te li ha e domani mami nuovi poteri all'innaro. Noi cantrò io avletel
monstrum. Geppetto, ovvero distopia del torcere un capello al riporto. C'era una volta un pezzo di legno. Sì, ma non solo questa volta, miei cari. Ahimè, anche lui diventò umano. E io, che lo volevo con la testa di legno, quando mi strappava la parrucca color polenta nella sua iriguardosa leggerezza, arsa ancora nei piedi e mancante di gamba, prima che ancor di cervello. Incompiuto, privo d'orecchi, incapace di sentirle, spensierato, a caccia di farfalle, lungo i corridoi dell'ospedale e del carcere, occhio senza retina, svisto, senza rete, senza celle, ma soprattutto senza degenza né decenza. Balocco senza paese, piglialo, piglialo! Strillavo. Alla sua stupefatta indifferenza, di mano in mano sempre traviata, mai prostituta. Stufato da fuoco e inorganico. Sterile all'imputridimento della carne, feriale alla festa della carne incarnata, morente, rivivente, diventato carne con essa e in essa. Bambino era traguardo, così come quando lo si taglia ad una gara, qualcuno lo ricuce perché una nuova sfida rinasca, riprodotta come gli specchi, come le copule. Tirannia della specie, oracolo della moltiplicazione, così disperatamente umana, da condannarmi alla mia irresponsabilità domestica, gigantesca, quotidiana e mostruosa di pesce cane. Genitore. Adulto, perfino. Metapino, non più costruttore, ma smontato, abbandonato dalla sua disperata indipendenza umana. Come ti ho fatto ti distruggo, dicono le mamme. Frutto della mia mano, mi è sfuggito di mano. Io l'ho fatto, ma non sono riuscito a disfarlo. La fata mammina e lo zio amante Grillo gli han reso coscienza, per sempre condannato all'indipendenza sciagurata in decomposizione. E me? Me, alla fine è perso. Smarrito dei miei vani e stupidissimi tentativi di controllo sulla mia creatura. Piglialo, piglialo!
Perso il magico e il prodigioso dell'immaginazione vagabonda, rimane la sua amara vita. Lucignola, forse, e tutto il resto. E smarrito l'incanto dell'indisciplinata insensatezza di balli e salti, resta la vana menzogna di accasarsi. E solo chi dimentica il presente può riperderlo. Si lavava solo di sabato. Mangiare quando si può e la voce piena di canto e la voce piena di canto e la voce piena di canto.
dormire anche in cima a un albero e sarei felice ugualmente. Prenderei il sole tutto il giorno, mangerei mele, dormirei sulle foglie al freddo o al caldo. Aspetto gli uccelli da lontano, è solo un pallone che gira. Che gira. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare Ibris, intanto la mostra che ci ospita, dove c'è anche il mio lavoro, Sailand che ci ha fatto i comunicati stampa, Ca' Foscari e poi due amici importanti che hanno collaborato a questo progetto che sono Daniela Manzolli e Tommaso Santinò. E vorrei fare un applauso.